Ricordiamo che il 70% della produzione di alta qualità nella moda mondiale viene fatta in Italia. Burberry, Tom Ford, tutti i brand stranieri che noi conosciamo, ma Saint Laurent, Dior, Chanel, vengono prodotti per la gran parte in Italia. Quindi siamo un po' il paese di riferimento anche proprio per la produzione, per le mani, per la capacità di fare, per la capacità di creare, per la capacità di costruire un prodotto unico. Quindi siamo creatori di sogni. Italian Talks incontra oggi Carlo Capasa, che è il presidente della Camera Nazionale della Moda. Allora, per chi non è del settore, vogliamo spiegare qual è la funzione della Camera Nazionale della Moda? Beh, la Camera Nazionale della Moda Italiana innanzitutto ha tra i suoi associati tutti i principali brand italiani. E questi brand, 230 brand circa, rappresentano il 54% del fatturato della moda italiana, che ricordiamo è la seconda industria di questo paese. Numeri importantissimi che appunto specchiano un settore che poi ha più di 60.000 aziende tra artigiane, piccole imprese, medie imprese che lavorano a strettissimo contatto con i brand. Noi produciamo il 70% del lusso mondiale a livello di moda e questo avviene attraverso i distretti, cioè questi piccoli distretti nelle varie zone italiane dove tutte queste aziende lavorano insieme, il piccolissimo con il grande. E questa sinergia fa sì che noi riusciamo a essere molto creativi, facendo le cose anche in tempi rapidi. Quali sono i mercati esteri verso i quali esportate di più? I mercati esteri sono sicuramente l'Europa è importante, poi ci sono gli Stati Uniti e tutto il Far East, Cina, Giappone, Corea, però direi che l'Italia esporta molto, in tutti i mercati. La sua visione strategica, la Camera Nazionale della Moda, si basa su cinque pilastri. Proviamo allora a elencarli e a spiegarli insieme. Cominciamo dalla sostenibilità, che è un tema di cui si parla molto. Perché se ne parla così tanto? Perché? Perché il mondo sta cambiando, perché i consumatori, ce lo chiedono, perché la sensibilità dei nostri creativi va in quella direzione, ma da lì si è passati a capire quanto fosse importante quando ci siamo resi conto che la moda lascia un impatto molto forte sul pianeta. Ogni tonnellata di moda prodotta produce 17 tonnellate di CO2, per esempio. E quindi siamo andati a pensare cosa si potesse fare, come possiamo noi diventare più virtuosi in quel senso. Come Camera della Moda abbiamo strutturato gruppi di lavoro con tutti i principali brand all'interno e tutti gli esperti dei grandi brand, dei gruppi di lavoro proprio sulla sostenibilità. E attualmente abbiamo 8 tavoli di lavoro che dettano delle linee guida che poi vengono seguite dal sistema. Ovviamente bisogna cambiare la cultura dell'usa e getta, che è un po' la cultura del fast fashion che ha influenzato tantissimi giovani consumatori e quant'altro. Noi dobbiamo oggi tornare a una cultura della durata, no? Il capo che dura, che teniamo negli armadi. L'altro punto è la digitalizzazione. Quanto questo aspetto sta cambiando il mondo della moda? La pandemia ha accelerato tutto perché in questi mesi noi abbiamo potuto lavorare molto grazie al digitale, sia per quanto riguarda l'e-commerce, ma anche per quanto riguarda le sfilate. Ma da lì siamo passati anche a capire come si può implementare, digitalizzare per esempio la filiera in modo da parlare tutti uno stesso linguaggio nei famosi distretti. Quindi il lavoro della digitalizzazione è appena cominciato, è importante. Sì, ha accelerato qualcosa che c'era già, ma sicuramente l'ha accelerata moltissimo e sicuramente ha tracciato una strada senza ritorno, Certo. ovviamente. Istruzione, altro pilastro, a chi spetta questo compito?
Beh, l'istruzione è importante perché l'istruzione è la trasmissione del sapere. Noi abbiamo un sapere, quel sapere artigianale, il saper fare italiano, che è unico al mondo e fa parte della cultura del nostro prodotto. E poi perché bisogna creare le condizioni per il futuro della moda, che è un futuro diverso. Noi abbiamo bisogno di nuove professioni digitali, persone che capiscono di sostenibilità, persone che sanno approcciare nuovi temi, omnichannel, nuovi temi in maniera diversa. Quindi abbiamo assolutamente bisogno di formare nuove persone, di cambiare la formazione di alcune persone che già sono nel nostro ambiente. E poi i giovani, oggi c'è tanta disoccupazione, dobbiamo dare un futuro a questi giovani e lo possiamo dare perché nella moda ci sono spazi di lavoro. Attualmente abbiamo circa 40.000 posti di lavoro non vacanti perché non abbiamo le professionalità giuste. E questo porta a un altro aspetto, che è la promozione dei nuovi brand. Ecco, c'è spazio per dei nuovi brand? Come si fa a entrare in un mercato? Noi stiamo cercando con la Camera della Moda di fare moltissimo per promuovere i nuovi brand. Ne abbiamo bisogno perché la moda ha bisogno sempre di novità, di talenti nuovi, di punti di vista diversi, di angoli di osservazione diversa. Sta un po' succedendo, noi stiamo aiutando con tantissime iniziative, li aiutiamo a fare delle presentazioni, li inseriamo nel calendario delle sfilate quando sono pronti, li aiutiamo a creare le loro collezioni, perché i grandi brand hanno proprio questo atteggiamento di grande generosità verso la creatività, e la creatività va premiata. Quinto pilastro invece, la narrazione. Come si esplica questo aspetto? Beh, le mostre, il racconto. Noi spesso in Italia abbiamo moltissimo, anzi abbiamo tantissimo da raccontare, ma non sempre siamo stati così bravi a raccontare quello che facciamo. Pensa che in Italia si faccia abbastanza per questo settore? No, io credo che questo settore sia cresciuto molto proprio per la individualità dei nostri imprenditori, la individualità dei nostri artigiani. Un po' è stata considerata quasi benevolutuario, no? Io, per esempio, anche durante la pandemia si diceva in fondo la moda, i negozi possono stare chiusi perché non sono necessari. Forse non è necessario quel pantalone, ma è necessario supportare l'oltre 1.200.000 persone che lavorano nella moda, tra commercio e industria e terziario. È un'industria molto seria e in Italia, in Francia questo messaggio passa, in Italia deve passare sempre di più. Da questo punto di vista, dall'estero, cosa possiamo imparare? Dai francesi sicuramente a avere più orgoglio rispetto al sistema della moda e a favorire la narrazione di questo nostro sistema e anche a creare le condizioni perché questo sistema possa crescere. Possiamo imparare dagli americani a spingere sulla parte del commercio, perché gli americani sono sempre stati molto bravi a distribuire, a creare anche quegli asset importanti. I grandi magazzini sono americani, la grande distribuzione dell'e-commerce è americana. Diversi brand italiani storici di successo sono passati in mani straniere. Perché? Non è un po' una resa questa? Beh, nel senso che molti brand sono passati in mani straniere, ma hanno aumentato il loro fatturato, migliorato la loro struttura industriale in Italia, occupato ancora più persone. Quindi in realtà dal punto di vista dell'Italia non è stata una resa, perché l'Italia ne è uscita rafforzata. Perché non abbiamo uno o due gruppi del lusso in Italia? È una bella domanda. Io credo che forse non ci sono state le condizioni. È stato proprio l'ingresso della finanza e della moda che ha cambiato un po' le regole del gioco. In Italia non c'è stata questa sensibilità da parte di quella parte di imprenditori, diciamo, ecco. Mentre invece gli imprenditori industriali hanno fatto moltissimo, perché riuscire a creare dei brand singoli di tale dimensione, di tale forza, da essere poi magari anche appetibili in tutto il mondo, è stato poi merito di quegli imprenditori italiani che invece nell'industria, nella creatività, hanno dato il massimo. Tra l'altro anche lei stesso con Costume National a un certo momento avete venduto. Sì, noi siamo stati costretti da una situazione contingente, per la verità, a cedere a un nostro socio straniero di minoranza, giapponese, la maggioranza della società. Un po' abbiamo
pagato proprio la struttura di visione industriale abbastanza di non lungo raggio della moda che c'è nel nostro paese. E lei poi di quell'esperienza in Costume Nazionale quanto ha portato poi adesso alla Camera Nazionale della Moda? Beh, sicuramente molto. Io comunque lavoro in questo settore da sempre. Ho vissuto a Pane e Moda, quando sono arrivato a Milano, mentre studiavo, iniziavo a lavorare in questo settore e ho fatto tante cose. Avevo scoperto Romeo Gigli nell'84, ero socio della distribuzione di quel brand. Insieme a mio partner Zama Sport di Novara avevamo fatto quell'avventura e poi abbiamo fatto il 92 Gucci, tutta la parte donna di produzione e distribuzione, anche lì ero socio di questa avventura. E oltre a quello, ovviamente, con mio fratello Costume Nazionale. Tutto questo mi ha dato una formazione forte e abbastanza a 360 gradi. Io mi sono sempre occupato anche molto di marketing, distribuzione, immagine. Quindi sono tutte cose che tornano buone oggi nella Camera della Moda. La scelta di poi fare questa attività di Presidente della Camera della Moda è stata stimolata moltissimo dai soci, dal board. Quando abbiamo visto che pescando fuori non riuscivamo a trovare veramente le persone che capissero il nostro sistema, la nostra industria fino in fondo, abbiamo cercato all'interno, lì sono venuto fuori io, anche perché avevo buoni rapporti con tutti e sono abbastanza amico e stimatore di tanti dei nostri bravissimi designer. Poi è amico della moda. Sono amico della moda, ma sono anche amico da sempre stimatore del talento, della qualità, eccetera. Ho lavorato con tanti designer diversi, certo. No? Da Romeo Gigli a Tom Ford e a tanti altri, e a mio fratello, appunto a Ennio Capasa, che io credo che sia un grandissimo innovatore, un grandissimo designer. Ecco, allora tutto questo ha fatto sì che venissi spinto, all'inizio non volevo farlo, confesso, ma dopo un po' di mesi ho accettato. Ne è valsa la pena, perché alla fine qui si può mettere un po' a frutto tutta una serie di competenze nel nostro settore e anche di attitudine, atteggiamento, quell'atteggiamento che io ho sempre avuto al nuovo, la mia disposizione a innovare, a guardare avanti, a guardare il futuro. E allora guardiamo al futuro e per concludere le chiedo come vede il futuro della moda. Beh, io credo che la moda ha una chance importante, la pandemia ha accelerato tanti processi e oggi però è molto chiaro che noi possiamo andare in una direzione ancora più forte, ancora più italiana, proprio attraverso l'implementazione della sostenibilità, attraverso la digitalizzazione, attraverso la formazione, attraverso l'inclusione e la diversità, attraverso favorendo la parità di genere, che ricordiamo è già forte nella moda. Certo. Il 57% degli addetti ai lavori della moda sono donne. Quando noi riusciamo a fare sistema, siamo imbattibili. Perché singolarmente siamo forti, ma quando facciamo sistema siamo imbattibili. Noi siamo i più bravi del mondo sull'eccellenza. E allora facciamo un brindisi all'eccellenza italiana, al Made in Italy e alla moda. Grazie.